Beh, un salone, devo dire, ha quasi tre anime, c'è veramente tanto prodotto, tanti investimenti e anche tante logiche. Beh, dietro le mie spalle c'è la componente sportiva, irrinunciabile. Questi sono oggetti che hanno fatto la storia del brand. RS5 e RS3 in simultanea sono i prodotti, queste due lettere fanno impazzire gli appassionati e ha ragione, nel senso che oggi ogni volta che nasce un prodotto di questo genere nasce con delle evoluzioni motoristiche e tecnologiche importantissime. Penso ai cavalli, 450 cavalli, 600 Nm di coppia, ne guadagni 170 rispetto alla versione precedente, una cura dimagrante di 90 kg fatta in maniera maniacale. Le ruote forgiate sono 8 kg in meno, il tetto in carbonio ne fa altri 3 kg, i carboceramici sono altri 5 kg, quindi questa attenzione ingegneristica di sviluppo per andare a lavorare su materiali leggeri, garantendo quindi di sfruttare al massimo quei livelli di performance che la RS5 da sempre porta avanti. Cosa però importante, all'alba del 2020, anche quando si parla di sport, attenzione a come lo si fa, quindi 17% di consumi in meno, perché anche questo vuol dire una maniera intelligente e responsabile, e oggi per me essere premium vuol dire essere intelligente anche in termini di mobilità. La sorella minore, chiamiamola così, RS3, è una sorella cattivissima comunque, 400 di cavalli, abbiamo 400 Nm di coppia. Qua ci sono 27 cavalli in più rispetto alla precedente, quindi anche qui grande guidabilità, ma soprattutto il bello dell'RS è essere performanti, ma avere anche quella guidabilità quotidiana che non crea ossessione, quindi una sportività fruibile, che è un concetto che a noi piace molto. Poi l'anima del salone si riempie anche invece di aspetti futuribili, ma neanche tanto. Il Q8 Concept che presentiamo è già un'evoluzione di quel Q8 che il prossimo anno debutterà sullo scenario Audi internazionale. Q8 quindi un SUV di grandi dimensioni che presentiamo con un concetto importante di mild hybrid, quindi vuol dire che abbiamo accoppiato a un 3000 che fa 450 cavalli un compressore elettrico di altri 27 cavalli che lo supporta in modalità totalmente elettrica, in quelle funzioni di parcheggio quando serve un overboost e quindi permette di agganciare questa potenza in più. È importante perché in termini anche di rendimento e di efficienza è come guidare un V8 con i consumi di un 4 cilindri. Quindi questo è importante perché rientra in quella elettrificazione che dall'elettrico puro, che il prossimo anno debutterà su Audi, al plug-in hybrid, al mild hybrid, rappresenta ecco quel portafoglio di soluzioni che vanno verso la sostenibilità. E sempre sul tema sostenibilità, accanto alla A5, RS5 cattiva, ce n'è una che ha una dimensione diversa, è l'A5 G-Tron, quindi la tecnologia a metano. Ricordo che con la A3 noi abbiamo avuto un successo qui in Italia fortissimo perché abbiamo in qualche modo sdoganato una tecnologia che era poco appealing in Italia, quella del metano. Invece riducendo quasi della metà le bombole, garantendo le performance da Audi irrinunciabili, garantendo lunghe percorrenze, abbiamo trovato una risposta molto efficace in un momento in cui, specialmente le aziende, vogliono dare lo status di avere una vettura premium, però poi devono girare anche conti. Allora ecco che l'economicità comincia ad avere un ruolo importante. Si arricchisce in particolare la G-Tron perché c'è un'impronta ecologica in quanto produciamo anche questo gas in una fabbrica di e-gas, quindi questo footprint ecologico che è importantissimo, attraversa tutta una filiera che termina al prodotto ma in realtà inizia dalla fabbrica. Ecco, queste anime che sembrano apparentemente diverse dallo sport all'elettrificazione alla sostenibilità, io direi che sono comunque accomunate da un livello di investimenti e capacità tecnologica che credo in questo momento ponga Audi, soprattutto all'indomani del record che abbia fatto di vendite l'anno scorso in Italia, sempre sul palcoscenico e sui piani alti dell'automobilismo internazionale.